Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Un'altra importantissima feature che è stata aggiunta nella 5.2 è l'utilizzo del sistema Presonus Sphere all'interno di Studio One senza dover accedere al nostro account Sphere. Apriamo una song e carichiamo degli stems. Sono in collaborazione con Mauto in questo momento. Infatti vi ricordo che è possibile invitare al proprio spazio Presonus Sphere qualsiasi utente possegga un account free di Presonus. Per fare questo è necessario andare all'interno del nostro account Presonus, nella sezione Workspace, creiamo appunto un nostro workspace di lavoro, facciamo Manage Collaborators e aggiungiamo il collaboratore. In questo caso inseriamo l'email del nostro collaboratore, dopodiché cliccheremo Invita e lui stesso riceverà un'email di invito alla nostra cartella. Una volta accettato l'invito, troveremo il nostro collaboratore all'interno del workspace che ho appena creato. Vediamo come fare. Accedendo alla sezione Cloud di Studio One, troviamo infatti le classiche Presonus Exchange, SoundCloud e ora troviamo Presonus Sphere. Clicchiamo all'interno e abbiamo a disposizione i collaboratori. Cliccando all'interno possiamo vedere le collaborazioni con gli utenti che ci hanno invitato. Oppure nella sezione Workspace creiamo il nostro folder. Ho creato adesso un folder chiamato Freno Folder, lo modifichiamo, lo chiameremo Mauto, verrà automaticamente aggiornato e cliccando all'interno potremo ora inserire delle cartelle. Ho inserito stems, potremo fare anche la cartella con il nome della song, in questo caso al di là, e trasferire nella nuova cartella direttamente tutti i file che ho qui nell'arrangiamento. Per inviare il mix all'interno della cartella Presonus Sphere facciamo una selezione del loop in questo caso, oppure teniamo premuto il file più lungo e andiamo su Transport Loop Selection. Possiamo poi passare a Export Mixdown, al di là mix. Questa volta invece di lasciarlo tranquillamente sull'hard disk facciamo direttamente Upload to Presonus Sphere e lo lascerò in MP3 per fare un pronto ascolto. Ok, il brano viene esportato e caricato successivamente nel Presonus Sphere, come vedremo. Prima di caricarlo viene visualizzata la finestra che ci mostra i folder dove poter lavorare. Quindi abbiamo Mauto Folder, clicchiamo all'interno e facciamo Upload oppure Manage Workspace per poter poi accedere alla nostra pagina Presonus e lavorare all'interno. Facciamo Upload in Mauto Folder, il file verrà caricato e vediamo qui in alto a destra l'iconcina della freccia che ci mostra sempre le attività di load e download di Studio One. In questo caso stiamo caricando la song sull'account. Una volta terminato facciamo refresh e all'interno troviamo il nostro mix MP3 da poter scaricare, quindi nel caso di Mauto scaricarlo direttamente nell'arrangiamento. Qualora volessi esportare gli stems farò la stessa identica cosa, questa volta selezionando tutti gli stems e trascinandoli direttamente qui nella finestra di stems. Come vediamo abbiamo anche delle opzioni, adesso sono selezionate su Wave File, cliccando su Command la X finisce su Wave File with Rendered Insert Effects. In questo modo carichiamo i nostri stems con gli effetti in insert, quindi un altro modo di esportare, oppure la versione audio loop come vediamo sotto in basso. Dobbiamo caricare soltanto i wave, quindi facciamo ok, quindi lasciamo selezionato wave file. Questo tipo di switch funziona sia con alt sia con command come vediamo, o con shift. Wave file lasciamo e le tracce vengono esportate e caricate direttamente all'interno del nostro workspace. In questo caso specifico la song e gli stems erano a 96 kHz. Ho settato la song a 48 kHz e ora Studio One sta esportando i nuovi stems direttamente a 48 kHz all'interno del mio account Presonus Sphere nella cartella stems che ho in condivisione con Mauto, eseguendo quindi anche un'operazione di batch processing. Una volta terminato vedremo che la nostra cartella stems conterrà un'iconcina con freccia in giù. Cliccando all'interno potremo visualizzare
gli stamps che sono stati esportati. In questo momento Mauto può utilizzarli e caricarli in un suo progetto per suonare sopra quello che poi sarà necessario per il mix finale, oppure cantare appunto le parti mancanti. Nel frattempo stanno completando gli upload e quindi la nostra cartella si auto-aggiorna. Lo stesso accade nel workspace che noi abbiamo a disposizione su web. Come vediamo, i file, shared file, sono stati caricati all'interno della cartella. Eccoli qui. Possiamo quindi già mandarli in play in questo momento o scaricarli nel nostro hard disk. Ma ovviamente la situazione migliore è quella di utilizzare Studio One 5.2 e quindi accedere ai file direttamente dal nostro cloud PresonoSphere Workspace. Tornando poi nella timeline, potremo già sottoscrivere nella chat, quindi chattare direttamente con Mauto mentre i file sono in caricamento e quindi sono stati già caricati, ed avere poi a disposizione una chat qui in basso. Molto comodo, rapido e comunque sempre all'interno di PresonoSphere, senza dover utilizzare dei cloud esterni per questo tipo di lavoro. Infatti poi lo spazio di 30 GB è molto ampio per poter fare l'intero lavoro di tutto l'album. Una volta che sono stati aggiunti gli stems all'interno di PresonoSphere, vediamo qui lo spazio in questo momento consumato e possiamo, da parte del nostro collaboratore, vedere all'interno di PresonoSphere Workspace Mauto Folder i file, quindi il mix e gli stems. Possiamo in questo caso selezionarli tutti e trascinarli, visto che andranno rifatte le voci, quindi seleziono soltanto i file che non contengono le voci, quindi senza gli effetti che coinvolgono la voce, i synth e le batterie. Trascinandole, ora inizierà il download direttamente dall'account Presonus verso Studio One. Come vediamo, il progress sale, quindi molto velocemente ritroviamo poi i file all'interno della nostra song. Una volta terminato il caricamento, troviamo i nostri stems all'interno della song e la tempo map già completamente inserita. Come vediamo, il file tempo infatti è 95. Possiamo ora procedere alla registrazione delle voci, oppure nel caso volessimo commentare uno degli stems, ad esempio la batteria, ascoltiamola. E chiedere di aggiungere alla batteria un po' più di bassi, possiamo recarci direttamente nel nostro workspace e quindi nella nostra chat, andare nella sezione che fa riferimento alla batteria, Files, Drums, la carichiamo qui all'interno, vediamo qua anche la timeline del file. Quindi possiamo in chat scegliere di aggiungere o modificare nelle varie sezioni a livello di tempo i cambiamenti o le modifiche che vorremmo apportare al nostro file. Mi piacciono gli stems, vorrei un po' più di low end. Nel caso la connessione internet non sia delle migliori, il rendering del file viene fermato o viene interrotto. Possiamo comunque ricaricarlo successivamente. Inviamo il nostro commento e ovviamente poi riceveremo il nuovo stems con le correzioni apportate nel nostro folder. Tornando all'interno di Studio One, Gianfranco registrerà le nuove voci, quindi faremo appunto una nuova track, vox, audio, mono, ok. E una volta registrata la clip, possiamo poi prenderla e trascinarla nel nostro workspace per averla già a disposizione e quindi poi poter tornare a lavorare. Potrò poi ricaricare soltanto la clip nuova all'interno del mio arrangiamento e continuare il lavoro in tutta tranquillità. La comodità è quella di poter ascoltare direttamente da Studio One in streaming ad altissima qualità i file senza doverli scaricare. Questa è un'opzione molto utile per poter avere un buonissimo reference mentre stiamo ascoltando i progetti nella sezione Sphere. Quindi, andando in play, parte poi la song, quindi possiamo ascoltarla in altissima risoluzione. Possiamo anche scegliere di inserire il commento ad un punto specifico della nostra drums. Sentiamo qui. Quindi togliere da qua meno low end, inserire il commento, andiamo avanti. Ok, low end. Ed essere estremamente precisi nei commenti all'interno del singolo file o della song in particolare. Quindi se vogliamo commentare direttamente la song, andare quindi sul nostro folder, accedere al mix
totale, quindi andiamo all'interno del mix, facciamo il rendering dell'audio e commentare, quindi iniziare a commentare il nostro mix direttamente nella finestra di Spheres. È un sistema che adoro, comodissimo per poter avere un dettaglio perfetto di quello che accade all'interno del mix e quindi un dettaglio molto preciso dei commenti che si possono avere all'interno del mix. Sento un problema di flame della cassa, quindi scriverò flame cassa o flame BD in questo caso, quindi da correggere questa parte, fuori tempo del basso e proseguire così all'interno della sezione per poter correggere quello che è sbagliato in questo caso e quindi ritornare poi in fase di mix ed avere davanti i commenti molto chiari dei vari punti in cui la song subisce questo tipo di problemi. Torniamo quindi nel mio workflow, facciamo nuovamente export mixdown, lo chiameremo appunto al di là mix 2, sempre MP3 per un pronto ascolto, upload to Presonosphere, export. Mettiamolo sempre nel nostro Mauto folder, verrà caricato rapidamente. Facciamo un refresh, eccolo qua, Mix 2, andiamo ad ascoltarlo direttamente in streaming. Perfetto. Il nostro mix ora funziona perfettamente. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!